Sono Marcello Ravveduto e ho fatto una relazione del panel di Digital Public History che si intitola Il passato senza storia. La domanda di partenza del mio intervento è stato capire se è compito o meno dello storico occuparsi di come la storia viene narrata, comunicata, usata e trasformata nell'ambiente digitale e come in che modo questa nuova dimensione modifica la percezione della storia e quindi il senso comune della storia. Partendo da un primo aspetto, qual è questo primo aspetto? Che io credo che il centro della relazione è stato come lo storico nell'ambiente disintermediato del web e soprattutto dei social network agisce per reintermediare la storia. Uno degli aspetti sostanziali, diciamo, della relazione che ho affrontato è stato quello della, diciamo, competizione tra lo storico e i media. In che senso? Nel senso che lo storico è un mediatore, quindi un medium di sapere, e la presenza di medium che disintermediano, le parole a questo punto si incrociano, disintermediano il sapere storico, diventano un elemento diciamo, determinante di come noi ci poniamo rispetto alla formazione di una nuova dimensione, che è quella dell'interreale. Cioè, noi sappiamo bene che il sapere disintermediato è dentro l'interreale, che è sostanzialmente l'insieme di virtuale e reale. E lì ci sono strumenti, ci sono elementi che dobbiamo cominciare a studiare. Il primo sicuramente è legato a questa dimensione archivistica del web, no? Anche attraverso i social, anche attraverso i gruppi che si formano. E dove, per esempio, in Facebook ci sono diversi gruppi che fanno storie, che dicono di fare storie, ma in fondo fanno memoria. E questo esalta proprio quello che rispetto al passato, diciamo, rispetto al Novecento, c'è una dimensione molto più forte, lì si coglie con grande evidenza un conflitto tra storia e memoria, non più di una collaborazione tra storia e memoria. Ci sono alcuni gruppi che naturalmente mettono avanti memorie personali, memorie familiari, e spesso questi gruppi creano degli archivi che non sono degli archivi storici, sono gli archivi dell'immaginario. Il passato si trasforma nell'immaginario della memoria, dentro questi, il padre, la madre, i propri racconti, le comunità che si ricostruiscono così, dentro una dimensione memoriale, dentro una dimensione di sharing online. Mentre un altro aspetto che ci dovrebbe interessare è come questa si può fruire la storia in questa dimensione. Noi non abbiamo, per esempio, mai fatto una riflessione su quali sono gli hashtag che parlano di storia. Quali contenitori determinano? Come i social network, da Facebook, Twitter, Instagram, i principali tre, creano categorie, classi di storia rispetto all'uso dei trend topics. Io ho fatto degli esempi nella relazione sul giorno della memoria, sul 4 novembre, sul 25 aprile, notando come attraverso la navigazione su questi tag, su questi hashtag, si riesce a ricostruire un uso pubblico fortissimo nel quale non c'è più la storia. È appunto un passato senza storia, un passato di immaginario senza più la storia. Ecco, forse nelle competenze che noi dobbiamo costruire sempre più forte, dobbiamo avere la capacità di pensare a uno storico del futuro che sia in grado di essere presente interreale come influencer. Io mi rendo conto che siamo di fronte ad un nuovo orizzonte, ma l'historical branding, cioè l'idea di costruire un'azione di intervento della storia nei social e nel web è forse uno degli elementi su cui cominciare a ragionare, ed evidentemente non può finire qui il discorso su come storico, la storia, ma la digital public history ci può aiutare a reintermediare il sapere storico nell'ambiente digitale.